Nella pesca, come in altre cose della vita, se vuoi ottenere dei risultati, qualche volta devi anche rischiare. Tecniche nuove, attrezzature diverse, esche mai utilizzate e posti mai esplorati. Quest'ultima ipotesi era il nostro rischio odierno. Stavamo navigando alla volta di un piccolo banco a circa 10 miglia dalla costa, profondità dai 250 ai 400 metri. Stiamo avvicinando a un altro pezzo ancora. Hai visto quanti pezzi ci sono, Luca? Adesso che abbiamo visto bene la zona, come non ci resta altro che calcolare vento e corrente e ancorare. Abbiamo segnato 7-8 punti di questa zona per capire un attimino com'è la conformazione di queste, che non sappiamo se sono pietre, che cosa sia. Diamoci il tempo che prende l'acqua. Nel frattempo prepariamo le canne. Ti passo tutte le... La zona era saltata fuori da un'attenta analisi della carta nautica ed aveva le potenzialità di essere un buon posto per il volentino di profondità, ma bisognava provare. Forse avremmo sprecato una giornata di pesca, ma forse no. Con noi c'era Luca, che aveva condiviso l'idea. La cosa più importante, comunque, era il piacere di stare in mezzo al mare, in buona compagnia. E poi, il velo di mistero che accompagna ogni esplorazione, piccolo o grande che sia, rendeva la cosa molto affascinante. Io intanto documentavo il tutto. Diverso da queste castagne piccole, ha mangiato in modo diverso e appena l'ho allamata ha fatto una tirata un po' più forte. Ma vediamo. E infatti, sai cos'è? Il pesce che ho sentito un poco più, un occhio bello abbastanza grandicello, questo era quello che ha fatto la mangiata diversa, vedi? Ho sentito uno ha toccato un po' diverso dal normale. Poi veramente speravo in un zambito, veramente. Le catture erano rade e di scarsa entità. Posai la telecamera per dedicarmi un po' alla pesca. Ad un tratto, però, Paolo ferrò un pesce fuori dal normale. L'ho perso! Mannaggia, non l'ho forzato, niente! Così, stavo andando pianissimo, calmo, con fissione tarata. Mamma, che bestia che era, vista la canna! Avevamo allamato un pesce grande, molto grande, troppo grande, e quella non fu l'unica volta, anzi divenne una costante. Ogni volta che ritornavamo a pesca su questo posto, le nostre esche, almeno una volta nella giornata, venivano attaccate e puntualmente l'animale riusciva in un modo o nell'altro a spezzare tutto o a slamarsi. Per questo motivo si guadagnò l'appellativo di pesce impossibile. Non lo so, no, staccato no, non credi, il piombo c'è pure un pesce ancora, c'è.
Secondo me si è mangiata la poltrona. Credo, ma vediamo. Si è mangiato sul fico, se... Non lo so che cosa è successo, non lo dobbiamo controllare. Sì, chiami di sopra, sì, vediamo quello di sopra che è successo. Ancora qua, vedi? Qualche pezzogno, secondo me. Ami aperti, terminali spaccati, mulinelli in crisi. Facemmo mille ipotesi, enormi gruppi, cernie giganti, squali, aquile di mare. C'era un solo modo per riuscire a sapere che faccia avesse il pesce impossibile. Tornare sul posto con attrezzature e terminali pesanti, molto pesanti. L'assetto di pesca era quindi radicalmente cambiato. Avevamo un potente salpabolentino con Dacron da 100 libbre, una canna da 50 libbre con mulinello elettrico e lenza madre da 60 libbre e una potente canna da traina con mulinello manuale e lenza da 130 libbre. Le armature erano state così concepite. Il terminale del salpabolentino era composto da un trave di nylon del 120 di diametro, con tre braccioli da 0,90 e ami pin circle 7,0, montati su girelle triple da 80 libbre del tipo crane con tubo. Il tutto con una lampada di profondità a monte e piombo da 1 kg. La canna da traina, invece, aveva un terminale con trave in nylon del 130, con due braccioli del 100 e ami da drifting misura 9,0, su girelle triple combinate. La canna con il mulinello elettrico, invece, era stata armata in maniera più leggera, poiché doveva servire principalmente per cercare di catturare qualche pesce vivo da utilizzare come esca. Il trave, sempre in nylon, era dello 0,90 con 6 braccioli, dei quali il primo e l'ultimo dello 0,70 e gli intermedi dello 0,50. Gli ami erano quelli per gli occhioni, misura 1,0, fatta eccezione per il primo e l'ultimo, che erano del 3,0, molto robusti. Avevo portato con me Enrico, che mi avrebbe dato una mano nelle riprese, mentre io aiutavo Paolo nelle fasi di pesca. Nel frattempo che Paolo finiva di armare le canne, io stavo scandagliando la zona attentamente. Questa volta non ci saremmo ancorati. Io dalla scandagliata che ho fatto, diciamo, la parte più interessante è quella a destra. Questa qua. Quella macchia di là, quella a tre piedi. Per cui io inizierei a fare una prova a scarrocchio. Sono con due canne, con quelle elettriche. Questo lato qua. E poi vediamo. L'angolo è vediamo frutto, che sì. L'angolo è frutto. La parte di supposto, eh. Che tirate, infatti. Grande. Ma sono belle toccate, ma c'è. Ma sono grosse proprio. Toccate proprio di pezzagne più grandi, secondo me. Madonna santa. Però non è quello che stiamo cercando. L'esca viva mi sa che l'ho presa. Per rimettere. Nessuno dei pesci catturati era adatto per l'innesco. Comunque avevamo portato anche dei bei calamari da innescare. Come si dice, pesce grande, esca grande. Ora
Avrei risalito il vento per effettuare un nuovo passaggio. Più a monte proprio. Marcello, adesso mettiamo anche la terza canna, ma una canna manuale, non è elettrica, però è molto armata pesante. Questo è un po' più leggero e la filiamo un po' più lunga, dato che scarrucciamo in mezzo a queste pietre, gli diamo più filo in modo che non ci dia fastidio. La mettiamo centrale? Centrale è più lunga, capito? Quando abbiamo fatto il finito di fare tutto il passaggio ce la tiriamo. Anzi, faccio una cosa, gli metto due sarde e lo leggo col filo elastico, così mantiene di più pure, ma c'è. Pesce grosso, pesce grosso. Questo è buono, ma non è quello là grosso, non è quello gigante. Non è quello gigante. È un pesce buono. Ma non lo so che pesce. Lo scorfanone è gigante. Ho preso pure il filo. Ah, però scorfano qui. Ah, punta a punta. Aspetta, vieni qua. Scorfano vero. Qua, così dobbiamo fare un po' attenzione. Dito salamatore, vedi? Bello. Questo è ottimo per la zuppa. Per la zuppa. Anche il rosso. Lo fai vedere, no? Ma cade un colfanone, ma cade la cosa che serve. Sì. Non so se il pesce è grosso o è anche ramaturo, ma il pesce è grosso, prima la cintura, Marcello. No! Hai rotto! Spaccato, boom! Ha strofinato sulle pietre, guarda qua, guarda l'ultimo tratto come me l'ha fatto, guarda, ha strofinato il pesce sulle pietre, ha tagliato proprio l'ultimo tratto, ha cambiato il colore, va, mi ha spezzato la lente amata, uccide 30 rippi però sulle pietre, ce ne mi accorge prima che stai mangiando pesce, mi sembra accorto un po' troppo tardi. Pensa che sia un relitto, no? Ruggine? Allora non dobbiamo. Non deve stare troppo. Ciriccio. Avevamo avuto la nostra opportunità, ma era andata male. Eravamo stati poco attenti e non ci eravamo accorti che il pesce stava mangiando. Ora il problema era: avremmo avuto un'altra occasione? We'll be right back.
adesso. Non partire. È grossa assai. Me ne sono accorto appena mangiato in mano a te. Non partire. No. Vai, vieni, sali. No. Non l'ho perso ancora, ce l'ho ancora. Che bestia che è. Vieni, ti alzo, no, vieni, che ti ho staccato da terra, vieni, secondo me è andata, vediamo, preghiamo, ma no, la cintura nessuno me la mette, non ce la faccio più, mettetemi la cintura. Aia. No, cintura. Oh, è dolciato, sei morto. Oh, non dire gatto. Come testa. Non lo voglio rompere. C'hai il cuore a mille. Ma tanto non lo raggiungo il fondo, non te lo faccio raggiungere. Ti ha di sangare. Non te lo volevo addosso, meno male. Le gambe. Preparate un raffio. Non sappiamo se che pesce è, però preparate un raffio. Questo grande? Questo grande, sì. Non si tanto come. Dieci metri. Eccolo lì, vedi una macchia bianca. Una grossa macchia bianca. Marcello, sai cosa mi sembra? Bronco? No, il nostro sogno, Marcello! Marcello, il nostro sogno, una grande cernia! Vedi quanto è bello, una cernione! Madonna mia! Madonna, un cernione! Il raffio! Sta là il raffio, sta là! Madonna, un cernione! Quanto è grosso! Mamma mia!
ma ora mi viene quasi da piangere, ragazzi. Madonna! Madonna! Mi viene quasi da piangere! Bellissimo! Ecco cos'erano che spezzavano, il pesce impossibile, era lui, Marcello. Ti ho sempre detto, la cernia sui primi 30-40 metri di fondo fa... Devo chiamare Luca! Devo chiamare Luca! Quanto è bella! Ha mangiato sull'amo meno male. Sull'amo grande, che poi tanto grande non è. È l'amo piccolo, quello robusto. Ma poi ve lo faccio vedere su che la metto a mangiare. Però è stato anche un po' di mia bravura, no? Considerando che l'ho innescata io qualche... Hai visto quando ha mangiato sulla canna tua? Infatti ha afferrato poi, a me però, eh. Poi ha lasciato, io me ne sono accorto e ho detto quella toccata non era un pesce piccolo. Però aveva lasciato, gli ho abbassato la canna e poi ha mangiato di nuovo. Mamma ragazzi, quanto sarà? 30 kg? Che ne so? Non lo so, ma c'è pesa un casino. Pesa tanto, voglio vedere se riesco a piedi in braccio. Perché ormai il mio sogno su queste pietre era il pesce impossibile. Dovevo capire che pesce era. Dovevo capire. Ma che figa! Ma quale 30 kg? Non ce la faccio ad alzarlo. La volevo mostrare. Madonna, è gigante, porca miseria. E questa quando la mangiamo, Paolo? Ma che ce n'è, Marcello? Di sabbia? Non è una cena di profondità. Ma parliamo... Che ce n'è? Effettivamente, il dubbio di Paolo era fondato. Non era affatto una cernia di profondità. Si trattava di una Epinephelus caninus, comunemente chiamata cernia canina, per via dei denti simili a canini disposti sulle mandibole. Pesce non comune, quasi una rarità. Ma guardiamo un po' la bocca di questo animale. È veramente incredibile, ragazzi. Marcello, ma quante volte siamo venuti qua? Io l'ho perso questo pesce qua sopra pescando a pezzogne piccole almeno più di 20 volte. Beh, abbiamo perso pesci così grossi. Il nostro pesce impossibile non è più impossibile. Mamma mia, che Marcello. Animale. L'abbiamo detto e lo abbiamo fatto. Ho la schiena a pezzi però. Ho la schiena a pezzi. Fammi chiamare il mio amico Luca. No, devi spegnere perché devo urlare. Luca! Ho combattuto 20 minuti, c'ho mal di schiena, un mostro! Mamma quanto è bella! L'ho preso con un amo poi non tanto grande, su un'altra canna, quella a pezzogne, con l'amo, quello, il gorilla 3-0, il piccolino. L'ho tirato con lo 0,60, ma che madre, che cosa mi ha fatto fare? Tu non hai idea. Mamma Luca, quando l'ho vista aggallare le bolle, la macchia, io mi immaginavo un grongo, mi immaginavo una razza, uno squalo. Quando l'ho vista corta e chiatta, l'ho detto, ma c'era, il mio sogno si è realizzato. Oh, ma quando torno stasera la devi venire a vedere però, che mostro. Ciao Lucarello. Ciao. Secondo me mio amico vuole morire. La voce si era sparsa presto e al rientro in porto trovammo gli amici accorsi per vedere la straordinaria cattura. Fu un evento talmente bizzarro ed eccezionale che Paolo finì sui giornali.